Anche tu sei arrivata ad una recidiva, anche a te è tornato di nuovo il cancro. Che cosa non è stato cambiato dalla prima alla seconda diagnosi? Che cosa puoi fare che ancora non hai fatto? E non sto parlando solo di alimentazione, piuttosto che attività fisica, piuttosto che di bere acqua, evitare l'alcol, evitare il fumo e bla bla bla, ok? Non sto parlando solo di questo. Quali sono le lezioni che tu puoi prendere dalla tua malattia e che magari dalla prima alla seconda diagnosi ancora non hai preso? Sono Mara Mussone, cancer coach, la prima cancer coach certificata e riconosciuta in Italia e in Europa. Ho vissuto due cancri superati, mi sono formata in Europa e in America proprio per acquisire competenze specifiche per trasformare la sofferenza in una crescita mentale, emotiva e spirituale. Per poter attivare quelle risorse per vivere davvero e non sopravvivere dopo una diagnosi di cancro. Affianco pazienti e tutti coloro che sono direttamente e indirettamente coinvolti con la malattia ogni giorno. E da 2 anni a questa parte formo anche professionisti della relazione di aiuto affinché con il mio metodo possono davvero dare potere personale alla persona affinché la malattia non venga più subita ma venga agita. Quindi se ti è tornata la recidiva, ti assicuro che c'è ancora qualcosa da imparare. Quando incappai anche io nella mia seconda recidiva, era chiaro quanto io ancora non stessi facendo ciò che veramente la mia anima richiedeva. Stavo ancora in una relazione che non mi appagava, stavo ancora facendo un lavoro che non mi soddisfava. E quindi capisci quanto tu puoi davvero ancora fare tanto. Quindi non mollare, lavora dentro di te, perché parte tutto da dentro. La malattia non è mai solo un risvolto clinico, non ha mai solo un impatto corporeo, ha ovviamente un impatto mentale, emotivo, comportamentale. E quindi fai subito qualcosa. Che cosa puoi imparare da questa recidiva?